Cari amici di pomeriggio, bentrovati e bentornati a uno dei nostri appuntamenti con delle persone speciali. Oggi accanto a me ho Marco Chiarini, teramano, regista, illustratore, autore. Marco, benvenuto a di pomeriggio. Grazie Barbara, sono contento. Mi hai proposto questo incontro e ho risposto con molta, molta contentezza. Mi fa Bene, piacere, grazie. Grazie. bene, con molta contentezza io andrò a farti delle domande, Marco, perché innanzitutto orgoglio teramano, nel senso che il tuo lavoro, l'ultimo lavoro, ha vinto il 41esimo Festival, Bellaria Festival, come miglior film per l'innovazione cinematografica. Stiamo parlando di Roger. Arriva il presidente. Beh, insomma, che emozione. Sì, è una grande emozione perché il Bellaria Film Festival è uno dei festival più importanti italiani per la piccola nicchia del cinema d'autore, di innovazione e di ricerca. Cioè, come potreste immaginare, ogni festival ha una sua specificità. Il Festival di Cannes, ad esempio, va alla ricerca, seleziona film che abbiano una forte componente autoriale, ma un grande budget, tipo Apocalypse Now, l'ultimo film di Sorrentino, di Coppola, Scorsese, eccetera. Diciamo che il Bellaria Film Festival è l'equivalente al più basso livello economico, diciamo, di quella tipologia lì di festival, cioè in cui si va a valutare soprattutto il linguaggio usato, il tipo di innovazione nel linguaggio cinematografico. Ecco, allora voglio proprio andare a leggere un attimo quella che è la motivazione, no, del premio. Il premio per l'innovazione cinematografica del concorso Gabbiano 2023 va a un autore che da stasera chiameremo l'uomo con il telefonino, cioè ti hanno proprio ribattezzato. Capace di coniugare con intelligenza e ironia la passione per la realtà del cine occhio vertoviano con la monumentalità del grande cinema narrativo della stagione classica, riuscendo nel miracolo di rendere spettacolare l'ordinario, è quello che hai fatto. Esatto, lì in questa, allora, questa motivazione mi ha reso molto orgoglioso per vari motivi. Il primo è perché il presidente di giuria era Michelangelo Frammartino, conosciuto come autore sopraffino, uno dei film stupendi, stupendo è Le Quattro Volte, bellissimo. Il Buco, un altro film straordinario che proprio nella ricerca formale ha la sua qualità massima. Poi lì c'è questo calembour dialettico, l'uomo col telefonino, perché diciamo, l'approccio che io ho avuto con questo luogo Piazza Garibaldi è simile a quello di Ziga Vertov, che realizzò agli inizi del secolo questo film dal titolo L'uomo con la macchina da presa. A quel tempo lui, in piena ricerca stilistica su questo nuovo mezzo che era il cinema, pensò ad un certo punto di andare in giro per un'intera giornata con la macchina da presa e riprendere la quotidianità, in controtendenza con tutto ciò che in quel periodo avveniva. E da qui, ecco, una cosa simile è quella che ho impostato io con questo luogo abbastanza anonimo, senza particolari monumenti o particolari attrattive turistiche o sociali o storiche, che è Piazza Garibaldi, proprio come sfida, una sfida proprio cinematografica. Cioè, è possibile, cioè, la mia idea era quella di poter girare un lungometraggio con tutto, cioè non avendo nulla di tutto ciò che normalmente serve in una storia, un cortometraggio, in un film, che normalmente viene richiesto dalle produzioni, cioè chi è l'attore, dove si gira, qual è la storia. E allora ho detto no, io voglio togliere tutto, 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 ma era più che altro una sfida, una di quelle follie che spesso molti portano avanti per i propri ambiti. Io
Io ho detto, se io tolgo tutto, cioè una cosa che non posso togliere che è il mio occhio e il mio sguardo. Perché? Perché basta l'occhio e lo sguardo di una persona, il suo punto di vista per fare cinema. È ovviamente uno strumento che registri, audio e video. E così la mia sfida è partita da questo punto di partenza. Il punto di vista. Però poi, cosa è successo? Mi sono accorto che non era semplicemente una sfida riuscire a raccontare questa piazza, ma poiché le riprese sono andate avanti per 2 anni e mezzo, periodicamente ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, per 2 anni e mezzo, quindi ha attraversato anche il Covid, è partito prima ed è finito dopo il Covid, mi sono accorto che stavo raccontando qualcos'altro, che c'era qualcosa sotto e che quello che avevo trovato in giro era di una preziosità assoluta e che poteva essere apprezzata anche dai non teramani. E così è stato, così è stato. Ma è però una curiosità, è il tuo occhio, però Roger... Sì, poi brava, esatto, mi sono dimenticato di dire questo. Che ti sei dimenticato di Roger? Già... non lo so. Esatto, adesso ecco, sta lì, tra un po' lo facciamo entrare. No, perché questa idea, devo dire, che è nata per una casualità. Per la prima volta nella mia vita ho avuto, abbiamo preso un cane, ma per una situazione fortuita, pochi mesi prima che io iniziassi a fare queste riprese, ma così, un cane bassotto, anzi quasi un mix, però di buona razza bassotta, ma non pedigree perfetto. E io ho cominciato a uscire ogni giorno con questo cane, dovevo per forza uscire, come chiunque sa, chiunque ha un cane sa, mattina, pranzo, pomeriggio, sera, ogni giorno bisogna portarlo in giro, cioè se uno prende un cane lo sa che quella è la fine che si fa ogni giorno, non si può prescindere, a meno che uno da un giardino lo lascia fuori. E da lì quindi a questa complicatezza di messa in scena, però poi c'è tutto un altro aspetto di cui semmai parliamo, si è aggiunta l'aleatorietà e l'assoluta casualità di un cane in scena che può andare dove vuole con un guinzaglio e che può, diciamo, rende ancora tutto più complesso da guidare. Questo perché, ecco, lì si parla di monumentalità del cinema classico, perché l'idea centrale qual è stata? Quella di, ad un certo punto, di arrivare in un luogo, in questo luogo, in una parte di questa piazza, perché ha tante sfaccettature, che Teramano sa che c'è il posto dove c'è il porchettaro, c'è dove si fanno i biglietti, c'è un chioschetto di un tipo, c'è quello di un altro, poi c'è il bar dove stanno i turchi, dove si fanno i biglietti, poi dove c'è il kebabaro, poi c'è ogni parte ha anche le tipologie di macchine che passano, dove si fermano i pullman, poi c'è la parte centrale, poi c'è la parte di sotto, poi ci sono... Poi le ore del giorno, alle 4 ad esempio là, quella piazza si rianima di gente perché torna dalla festa e vanno lì al dove si fanno i cornetti. La mattina c'è un certo tipo di persone, ci sono i lavoratori dipendenti dalla Team che puliscono la mattina. Quindi la mia idea era quella di approcciarmi a questa realtà non catturando quello che stava avvenendo, ma fare un passo in più, cioè impostare la mia messa in scena, cioè il modo di raccontare quella piazza, come se fosse tutto stato preparato per un film vero e proprio. Quindi io dovevo, voi sapete, c'è una scena, sono delle persone che camminano, si fa una panoramica, si riprova 30 volte, 20 volte e poi si rifà. Invece bisognava girare con il telefonino in una maniera precisa, come se si stesse su un set cinematografico con un linguaggio classico. Ed è questo che ha colpito. Senti Marco, che tipo di risposta dal pubblico? Quali sono state, no, i commenti e il sentimento del pubblico? Allora, la cosa commovente e straordinaria è che il pubblico... Allora, innanzitutto c'è una cosa, il film può essere visto solo al cinema. Anche se Rete 8 mi offrisse una qualsiasi somma per dire lo proiettiamo, io so,
con certezza che la proiezione in televisione o in streaming o con un link dato ad amici sarebbe controproducente, perché è un tipo di film che ha senso e ha il massimo della potenza solo se viene visto al cinema e in determinate condizioni. Ma questo avviene per molti aspetti della vita, cioè è come se io ti dicessi, cioè tu sai che per godere al pieno della Cappella Sistina devi andare lì. Io ti posso far vedere qualsiasi cosa, ma anche una riproduzione al massimo della risoluzione, ma è stare lì. Così come sai che un concerto di Vasco, se stai lì all'ultima fila, è meglio che stare con la telecamera vedendolo riprodotto. Cioè, è per quello che si fa. E lo stesso per qualsiasi aspetto. Non si sa come mai, anzi no, io lo so perché in quella direzione va la comunicazione. Nessuno si ricorda che i film vanno visti al cinema e che lì c'è il massimo del godimento delle emozioni, ma per vari motivi adesso non vado avanti. Quindi io ho deciso che questo film può essere visto solo al cinema. E cosa succede? Le persone al cinema rimangono sopraffatte, stupite, sconvolte dall'emozione straordinaria di riscoprire, questo è il termine, riscoprire una poesia nel loro sguardo, nella decodifica di alcune cose che avvengono, che sono quotidianamente sotto gli occhi di tutti, anche se fossero di Roma o di Berlino, e che purtroppo per le corse furibonde perdiamo. Ma è come se dicessi, quando a un certo punto uno va da una nonna o da una zia e prova il purè fatto con le patate, e dice, ma che cavolo è questa cosa così buona? Mi ero abituato al purè che ci hanno fatto credere fosse buonissimo anni 80 con le bustine, no? Oppure le fragole fresche, oppure un frullato di fragole vere, o un gelato fatto con le fragole vere, oppure i piselli freschi, o e qualsiasi, con la frutta, con tutto ciò che è vero, non riproposto, il sapore di barbecue, il sapore di ketchup, il sapore di questo. E prendere lo stesso gli aspetti, cioè tutto ciò che ha all'origine di tutto ciò che conoscevamo, sprigiona una gioia e un entusiasmo. E lo stesso vedendo questo film, perché tutto il mio lavoro era volto ed è volto da sempre a circoscrivere, a raccontare cose che ormai non notiamo più, che scorrono via. Ma può essere la posizione di una persona in una fermata, oppure il modo di raccogliere una cosa da terra di un signore, oppure tante cose, di abbracciarsi di due ragazzi, eccetera, eccetera. E questo quindi ci si accorge, ci si ricorda di una pratica che tutti i bambini fanno, che è quello di guardare la realtà con occhi vergini e stupiti. Purtroppo poi non succede più per vari motivi ed è un disastro. Quindi è questo quello che il pubblico, diciamo, ti ha più comunicato, cioè questa meraviglia di riscoprire le piccole cose, magari con un tempo più rallentato, con uno sguardo più poetico. Sì, questo è. Ne rimangono sconvolti perché quello che propongo io è notevolmente complesso, molto profondo, molto nascosto, ma di facilissima lettura. Cioè, se io prendo, facciamo un esempio, delle mani di una signora anziana che cuciono col l'ago, allora, secondo come lo riprendo, secondo come la luce che metto, la musica, posso raccontare una serie di sottotesti molto profondi, ok? Degni del migliore poeta, eccetera. Tuttavia, chiunque guardi un'inquadratura del genere capisce che c'è una bellezza, una potenza, perché non si è più abituati a questo, a guardare, che so, una mano che cuce. Quindi questo succede guardando questo film, si riscoprono aspetti dimenticati e bellezze semplici, gratuite, che ci fanno credere sì, non esistano più, non servono, che non possono essere più contemplate. Senti Marco, nella tua storia, no, nella tua carriera,
Quello che io ho notato è questa voglia di arrivare a raccontare una storia, a volte anche proprio con un grande sforzo, perché tu hai fatto grandi cose. Io penso per esempio all'Uomo Fiammifero, che è un'opera eccezionale, che è partita proprio però con un grande sforzo, cioè anche dal punto di vista, no, del budget, dell'economia, cioè c'è stata questa questa importante azione, quella dei disegni, no, legati all'Uomo Fiammifero, che poi ti hanno permesso di lavorare e di fare questa grande opera, anche lì con uno sguardo sempre poetico, sempre attento alle cose piccole per arrivare al grande. Sì, mi sono accorto, sommando una serie di atteggiamenti miei e di comportamenti, di ciò che mi piace, che quello che tu hai detto è una caratteristica costante, ma una caratteristica costante per qualsiasi lavoro io debba fare, che sia caricare la legna, scaricare, aiutare un amico, organizzare una cena al McDonald's, per dire, ci deve essere sempre una cura e un'attenzione che la forma abbia un senso legato al contenuto. Questo qualsiasi cosa, anche se tu adesso mi dici, anche il fatto di stare qua adesso, ovviamente se si tratta del mio lavoro, io ho capito per come sono fatto, per la mia formazione, per il mio ambiente culturale, familiare, che devo impostarlo in una certa maniera. E forse proprio unendo, mettendo in relazione la forma con il contenuto, per me è imprescindibile spesso adoperarmi in progetti molto complessi che possono essere fatti con molta più semplicità. Ma nel mio caso, e poi sono molto attento, mi sono accorto, al processo. Poi si legge spesso su Instagram, sui libri, non è tanto la meta, ma il viaggio stesso, la parte bella, no? Non è arrivare lì, eccetera. Così come per godere della vetta in montagna occorre farsela a piedi, lentamente, cosicché in una storia d'amore è bello tutto ciò che c'è per arrivare a un certo punto, è così nei rapporti di amicizia, eccetera. Allora il percorso è importante, e in questo caso, ma anche nei progetti con gli studenti, questo fa parte, ma che viene proprio anche dal modo di narrare, di raccontare. Perché se tu vedi una scena di un film, io prendo un qualsiasi film capolavoro, prendo ad esempio di Rossellini, ti prendo un qualsiasi fotogramma di Rossellini, di Roma Città Aperta, te lo faccio vedere, ti faccio vedere 3 secondi, io ti dico, facciamo finta che tu non hai mai visto Rossellini, cos'è? Ti piace? Mi sembra niente di che. Se ti prendo un pezzo di qualsiasi altro film, tu dici, vabbè, ma mi sembra niente di che, è un primo piano normale, Ingmar Bergman lo stesso, eccetera. Poi quando è così come quando tu incontri un vecchiarello, una signora, incontro te, e ti guardi e dici, vabbè, sarà bella, brutta, ma a me non mi emoziona. Ma invece se tu vai a considerare di quel film cosa c'è poco tutto il tempo prima, capisci che l'emozione viene da tutto ciò che hai visto prima in un film, o di quel signore anziano, di quella persona, di chiunque, anche di un cane o di una pecora, cioè è tutto ciò che c'è prima che dà forza a quello. E questo, purtroppo, dico questo ragionamento che può sembrare complesso, ma è molto semplice, hanno impostato tutta la nostra vita e il nostro fruire delle cose con questa sincronicità continua, cioè tu devi stare qua ma contemporaneamente devi rispondere, contemporaneamente devi poter mandare una mail, e poi sempre vuoi avere una cosa di ieri, lo puoi rivedere, vuoi vedere una cosa di 200 anni fa e lo vedi tutto pronto, tutto contemporaneo, e non c'è più il senso di, c'è un'attesa, quindi adesso c'è il carnevale, è sempre durante tutto l'anno, i fuochi d'artificio durante tutto l'anno, ti viene voglia di fare, le virtù non sono più solo un giorno, ma sono tutto il mese di maggio, vuoi andare a sciare in Arabia. Un po' un recupero di quella che è l'autenticità, forse, no? Il tempo, e questo è anche l'unicità di alcune cose, esperienze,
e conoscenze forse. Esatto, anche, e quindi no? Il percorso e la complessità fanno parte. Ed è un motivo, tra l'altro, per cui in qualche modo ti consideri anche un inventore, cioè è forse proprio questo, l'invenzione del processo creativo fino al compimento. Un inventore, sì, perché la differenza qual è? Che se adesso, quando entro in contatto con qualsiasi, no cliente, però qualsiasi può essere un mecenate, qualcuno che vuole lavorare con me in generale, può essere una professoressa, una preside di un istituto per fare un laboratorio, oppure può essere un mecenate che dice voglio fare un documentario su questo, eccetera. Io non cerco sempre di inventare qualcosa di nuovo che sia in relazione a quello che di cui si ha bisogno, con tutta la mia potenzialità e tutto il mio portato artistico e creativo. Va bene. Creare qualcosa che non c'era prima. Allora, l'ultima domanda prima, purtroppo, sì, di dover vedere chiudere. Roger. Roger. Allora, intanto facciamo venire il nostro Roger. Vieni, ecco, sta arrivando. Sta arrivando, però lui con calma, anche lui è riflessivo, devo dire. Eccolo. Eccolo qua, vai. Eccolo. Aspetta, qua. Devo abbassare il microfono, qui. Eccolo qua. Vuoi dire qualcosa? Qui? Sì. Okay. Ultima Senti, domanda. L'ultima domanda è per chiederti. Oggi c'è Roger, arriva il presidente, ha vinto questo importante riconoscimento, questo premio al Bell'Aria. E, cosa succederà? Prossimamente hai di un lavoro ormai sempre più intenso legato alla didattica dell'audiovisivo con progetti ministeriali in generale sulla didattica del cinema, perché insegnare alle scuole elementari, medie, alle superiori il cinema o capire come insegnarlo è un aspetto che mi appassiona e mi incuriosisce tanto. E poi parallelamente sto lavorando in un nuovo progetto molto complesso e ambizioso che unisce il teatro al cinema, quindi possibilità di andare a vedere uno spettacolo teatrale, quindi con l'attore in carne e ossa che però si relaziona anche con qualcosa che viene proiettato, interagisce con esso, eccetera, che è una cosa presente anche in molti film, anche dell'inizio del secolo, tipo Buster Keaton, però è una cosa complessa, è ancora in fieri. Sto lavorando con grande... Però ci prometti di venirne a parlare qui da noi. Ne riparleremo. Ecco, ci prometti assolutamente. Allora, con questa promessa, Marco Chiarini, io ti saluto. Grazie dell'invito, sono stato contento e ho apprezzato. Poi ci dirai, anzi scusa, prima di chiudere... dove riusciremo a vedere Roger, arriva il presidente? Allora, adesso il posto più vicino è a Milano, a breve ci sarà una proiezione, lo sapremo, secondo me questo pomeriggio, domani, dobbiamo fissare un periodo a Milano e poi a Teramo sicuramente durante l'estate ci saranno, ecco. Allora ci diamo appuntamento sicuramente per l'estate, sì, a Teramo. Tanto può essere visto, è un film che non si esaurisce, avrà sempre più forza e bisogna e sarà... Quando, ecco, quello che posso dire è che quando sentite la notizia che il film è in programmazione da qualche parte, andatela a vedere, perché poi rimarrete appunto, diciamo, stupiti. Ed emozionati. Semplice, sì, semplice. Allora, grazie a Marco Chiarini di essere stato con noi, grazie a Roger di essere stato con noi, essere stato bravissimo, e grazie a tutti i nostri telespettatori. Adesso i consigli per la regia e poi ci ritroviamo in studio.